Il travaglio dei travagli sembra finalmente iniziato, tanto che la duchessa di Cambridge, insieme all'adorato marito William, ha raggiunto il St. Mary's Hospital da poche ore. A dare le prime notizie, la BBC, successivamente confermate e diffuse anche dal portavoce reale. Kensington Palace fa sapere che Kate sta molto bene. La meravigliosa Kate sarebbe nella prima fase del travaglio, che è cominciato in maniera naturale a Kensington Palace, dove la coppia ha trascorso tutto il weekend. I due reali si sarebbero spostati al St. Mary's Hospital nelle prime ore di stamane, intorno alle 6:30, ed è probabile che dalle mura dell'ospedale non trapelino notizie finché non sarà finalmente avvenuto il famigeratissimo parto, atteso da moltissimo tempo. Un'attesa decisamente stressante, alla quale si somma il culmine di scommesse sul sesso del nascituro, che è rimasto sconosciuto perfino alla coppia reale, che non ha voluto saperlo prima della nascita. Una folla di fotografi e giornalisti si è ammassata di fronte al St. Mary's Hospital a caccia di notizie e di scoop. Chissà chi sarà il primo ad aggiudicarsi la notizia.